Ma una super eruzione che i vulcanologi prevedono per il futuro potrebbe mettere in pericolo milioni di vite. L'eruzione del Pinatubo, con indice di esplosività vulcanica 6 e i suoi effetti a lungo termine, hanno fatto oltre 700 vittime e prodotto un'enorme nuvola di cenere che ha abbassato la temperatura della superficie terrestre. Un'eruzione di grado 7 avrebbe conseguenze 10 volte più gravi. Distruggerebbe ogni forma di vita per decine di chilometri e modificherebbe radicalmente il clima della Terra. Gli scienziati prevedono che tale evento si verificherà in futuro. Nell'area di Napoli, 5 milioni di persone vivono nella zona vulcanica più a rischio di tutto il mondo. Il Vesuvio si trova 11 km a est di Napoli. Nel 79 d.C., una sua eruzione ha ucciso 20.000 persone a Pompei e nelle vicinanze. Da allora il vulcano ha eruttato 50 volte. L'evento più recente è del 1944. Il Vesuvio è una minaccia costante per Napoli. Tuttavia, a 15 km a ovest, c'è un vulcano meno appariscente ma potenzialmente più pericoloso. I Campi Flegrei. I Campi Flegrei sono un'enorme caldera del diametro di 13 km con una serie di crateri. 350.000 persone vivono all'interno della caldera. Non essendo un vulcano alto e imponente come il Vesuvio, i Campi Flegrei non attirano molta attenzione. Ma vulcanologi come Steve Self conoscono l'immane potenza racchiusa nella caldera. Ci troviamo dentro a un vulcano che ha una storia di eruzioni impressionante. Si è formato approssimativamente 35.000 anni fa. Quest'area ha conosciuto numerose eruzioni che hanno formato crateri come questo. Dietro di me potete vedere le emissioni di vapore e sentirne il sibilo. Questi getti di vapore raggiungono temperature di 700 gradi centigradi. Per un profano è semplicemente un dato impressionante. Per gli esperti, i getti di vapore e il bradisismo sono inquietanti segnali d'allarme. Un indicatore della potenza dei Campi Flegrei è dato dai depositi di un'eruzione avvenuta tra i 35.000 e i 40.000 anni fa. Era 10.000 volte più potente dell'eruzione del Pinatubo. Le scogliere di Sorrento, alte 80 metri e situate a 30 km dai Campi Flegrei, sono composte da materiale vulcanico espulso durante la supereruzione. Secondo il vulcanologo Giuseppe Mastro Lorenzo, sono la prova geologica che delle immense colate piroclastiche hanno investito la regione. La colata piroclastica avanzò in questa direzione, poi si fermò, depositando tutta la sua massa. L'intera regione intorno a Napoli venne sepolta. Studiando il comportamento passato dei Campi Flegrei, gli scienziati possono prevedere cosa accadrà in futuro. È uno scenario ipotetico che comincia con dei segnali di attività nella caldera, seguiti da una gigantesca eruzione. Più di 242 km cubici di polvere, gas e pumice vengono scagliati in aria. Un'area corrispondente a una grande città sarebbe sepolta da uno strato di decine di metri di cenere. Enormi flussi piroclastici fuoriescono dal vulcano a velocità supersoniche. Gli edifici non ancora sepolti dalla cenere vengono abbattuti dalle colate o inceneriti da detriti con temperature intorno agli 800 gradi. Una città un tempo gloriosa viene spazzata via. Il bilancio delle vittime è apocalittico. Se si verificasse una supereruzione, ucciderebbe diversi milioni di persone. La devastazione non interessa soltanto l'area circostante. La colonna eruttiva sale fino a un'altezza di 30 km.
Le ceneri ricadono sulle città vicine alla caldera e si diffondono fino ad arrivare a Roma, a 225 chilometri di distanza. La città viene ricoperta da uno strato di cenere di 20 centimetri. È sufficiente per far crollare i tetti, uccidendo migliaia di persone. Quantità minori di cenere raggiungono l'Europa orientale e parte dell'Asia, ma anche una piccola nuvola di cenere può causare problemi. Uno strato di cenere di pochi centimetri può compromettere il sistema dei trasporti, le forniture idriche, tutte le cose su cui contiamo nella vita quotidiana. Può seppellire e far morire anche le piante. La nuvola di cenere e anidride solforosa emessa dal vulcano crea un'emergenza in tutto il pianeta, con conseguenze che interessano milioni di persone. Secondo i modelli atmosferici, la temperatura si abbasserebbe di diversi gradi, con conseguenze sulle condizioni atmosferiche per i 4 o 5 anni successivi alla super eruzione. E il mutamento climatico avrebbe gravi effetti sulle colture agricole. Immense aree di vegetazione sarebbero distrutte. Milioni di persone morirebbero di fame. Alla fine, tutti gli abitanti del pianeta subirebbero le conseguenze dell'eruzione. Considerando quanti supervulcani nel mondo potrebbero causare una super eruzione e tenendo conto del fatto che non li abbiamo ancora individuati tutti, possiamo dire di avere a che fare con un fenomeno di proporzioni notevoli. C'è una probabilità dell'1% che avvenga un'eruzione del genere nei prossimi 100 anni. È piuttosto alta. Data la serietà della minaccia, gli scienziati cercano di sensibilizzare la comunità internazionale. I vulcanologi sanno che non si può impedire un'eruzione. Perciò imparano dal passato e studiano il presente per preparare l'umanità a quello che la attende in futuro.